Sentivamo l'esigenza di riprendere una nostra canzone molto importante, Vivi e lascia vivere, e di darvi però un vestito nuovo, quindi più fresco. Abbiamo creato un remix e l'abbiamo chiamato Vivi Mix, appunto perché aveva la voglia di essere vissuto. Gli ingredienti fondamentali sono ovviamente l'essenza del brano stesso, la gioia, la solarità e poi queste contaminazioni moderne, quindi l'elettronica, la tecnologia. Ci auguriamo sia venuto bene e che trasmetta il 100% voglia di vivere. Gioia di vivere e coraggio. La vita è un dono meraviglioso, va vissuta con determinazione e tanta passione, a prescindere da tutto e da tutti. E poi vogliamo trasmettere, come abbiamo sempre cercato di fare, amore. Perché la vita senza amore non ha senso. Assolutamente, la spensieratezza e il sorriso sono dei valori molto importanti nella vita e ovviamente anche nella musica. Quindi soprattutto quando si affrontano degli argomenti importanti, come in questo caso il rispetto verso gli altri, il rispetto per le differenze, talvolta è importante veicolarli in modo più leggero per arrivare soprattutto ai giovani in modo più spontaneo. Il rapporto con i nostri fan è meraviglioso, è un rapporto che dura da tanto tempo e che si alimenta sempre di più. Abbiamo condiviso cose veramente speciali con loro. Diciamo che noi crediamo di dare tanto ai nostri fan ogni giorno, ma loro ci restituiscono sempre qualcosa di più. E anche in questo caso ci è sembrato giusto coinvolgerli. Abbiamo realizzato il video con delle riprese amatoriali appunto dei fan, perché secondo noi potevano darci quell'energia, quell'entusiasmo, quel sorriso di cui ha bisogno Vive e lascia vivere. Diciamo che è un periodo molto difficile per tutti, anche da un punto di vista psicologico, e quindi sembra strano poter parlare di creatività. Però devo dire che la musica, come sempre, ci stupisce. E quindi in questo momento dove stiamo tutti noi scavando dentro noi stessi, quindi alla ricerca delle cose più semplici, delle cose più vere, autentiche, anche noi, grazie alla musica, noi che abbiamo quell'esigenza di comunicare con le parole, con i testi, con le canzoni, con le note, sentiamo questa voglia di creatività. Stiamo scrivendo tanto, componendo tanto e non vediamo l'ora di condividere tutto questo con tutti voi. Beh, 15 anni di discografia non sono pochi, e non sono pochi 5 album, visto che 4 sono stati realizzati, uno in fase di realizzazione. E sicuramente sono state emozioni enormi, e altre emozioni enormi ci sono state anche prima dei 15 anni di discografia, quando abbiamo comunque vissuto altri anni suonando qua e là. Sinceramente, in generale, dalla prima nota ad oggi c'è tutto un contenitore di passioni, di sogni, di speranze, di gioie, di dolori, di emozioni, chi più ne metta. Ci sono stati momenti anche difficili, ma noi ricordiamo quelli belli, perché sono stati veramente tanti, quindi sensazioni assolutamente speciali, perché sinceramente non è da tutti avere la fortuna o le capacità necessarie per arrivare a un quinto album. Beh, Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri sono veramente due monumenti della musica italiana, ed è stata veramente una grande fortuna incontrarli sul nostro cammino artistico. Abbiamo potuto respirare la loro arte e in qualche modo imparare da loro l'essenza della musica stessa. In particolare ci sono due cose che mi hanno colpito. La prima è quanto loro riescano ad interpretare dando valore ad ogni singola parola del testo di una canzone, e l'altra quanto in realtà, nonostante la notorietà, la fama, la grandezza artistica, riescono comunque ad avvicinarsi alla musica con il fare di un bambino che si stupisce costantemente. Questi due sono insegnamenti fondamentali per la crescita di un artista, e noi li porteremo nel nostro cuore. Perfetto stile Ghost, l'importanza sarà sulle canzoni prima ancora che sull'album. Per noi l'album è un contenitore, teoricamente potrebbe anche non esserci. Sono le canzoni ad essere fondamentali, con la loro unicità, con il loro voler trasmettere qualcosa. E in generale ci piace spaziare tra diversi generi musicali o diverse tematiche, anche
all'interno dello stesso periodo, è proprio una grossa caratteristica. Chiaramente abbiamo sempre un filo conduttore, c'è l'amore con tutte le sue sfaccettature che per noi è importantissimo, e poi c'è la vita reale. Tutte le nostre storie nascono da vita vissuta o cose comunque raccontate o ancora elementi di vita contemporanea, riflessioni sulla vita contemporanea. Questo è quello che troverete anche nel lavoro artistico che stiamo facendo. Onestamente è veramente difficile trovare una soluzione, e probabilmente non spetta a noi che facciamo musica. Mi rendo conto che in questo periodo assolutamente tutti noi dobbiamo rispettare le regole, per quanto ci sembrano magari regole dure da rispettare, ma è giusto farlo perché la salute è giusto che sia al primo posto, soprattutto per chi è più debole da questo punto di vista. Dall'altra parte, però, da amante della musica mi sento di voler tornare alla musica dal vivo, quindi spero si riesca a trovare prima possibile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo, quindi per tutti gli artisti, musicisti, ma anche i lavoratori che lavorano dietro le quinte, hanno bisogno delle loro famiglie, hanno bisogno comunque di poter vivere. La musica è vita, la musica unisce, quindi è ovvio che il nostro augurio è solamente questo: ritornare a poter vivere i concerti come sempre, come è giusto che sia. La musica unisce, quindi la gioia di vivere il concerto insieme, di abbracciarci durante il concerto è qualcosa di incredibilmente magico. Ci auguriamo al più presto di poter tornare a questo modo di fare musica dal vivo. Non è cambiato il rapporto del pubblico con la musica, almeno secondo noi. Io e Alex pensiamo che la musica sia un bene primario, un qualcosa che comunque ti aiuta in ogni situazione, ti aiuta nei momenti più belli, magari a gestire le emozioni, soprattutto se sono emozioni sane, soprattutto se è anche una musica sana, cioè una musica che dà degli esempi artistici giusti. E dall'altra parte la musica ti aiuta nei momenti più difficili, e questo è una cosa che sanno un po' tutti. Quindi le persone non possono fare a meno della musica, la cercheranno sempre in ogni dove, e non si perderà mai il rapporto con la musica. Quello che sta cambiando un po' è il modo di fruirne. Già da qualche anno gli ascoltatori sono spostati parecchio sui social e sul web, però la magia di un concerto è sempre rimasta una cosa unica. È chiaro che adesso, con il problema dell'emergenza e tutto quanto, quel meraviglioso abbraccio del concerto, quella situazione speciale che si crea quando anche persone diverse si trovano in empatia, si trovano a sentirsi così unite, quella non c'è. Questa ce la siamo un po' persa e speriamo di poterla rivivere al più presto.